Risposta Davide, vediamo come fare questo tipo di animazione, come hai visto te, quello lì, la prova acqua che avevo fatto. Semplicemente è un'animazione, un tracer object, no? Dal plugin MoGraph, al quale poi semplicemente avevo applicato un cubo, al quale ho applicato a sua volta un materiale di trasparente, semplicemente dopo varierai i colori. Come fare comunque? Come fare questo tipo di movimento, questo tipo di tracciatura degli oggetti? Molto semplicemente. Allora, cominciamo con file nuovo oggetto, cioè nuovo documento. Andiamo su due sfere, una sfera grande, l'altra sfera, una la chiameremo piccola. Ok. E daremo sul plugin MoGraph di clonare la nostra sfera piccola. Il modo di clonare come riferimento l'oggetto al quale gli daremo di applicare la nostra sfera come riferimento. Ok? Naturalmente il nostro piccolo va dentro qua. Oh. Diminuiremo quello che è il segmento, la grandezza della nostra sfera piccola, ok? E vediamo che compaiono su, ecco qua, la nostra sfera. Questa qua, la sfera grande, la renderemo invisibile, così ti rendi conto di come sono. Per diminuire quello che è il numero di sfere di riferimento piccole, basta diminuire sulla sfera grande di riferimento il numero di segmenti. Ok? Mettiamo 15 e vediamo, no, mettiamo 8. E avremo un numero di riferimento di 8 sfere. La piccola magari la aumentiamo a 3. Oh, perfetto. Però adesso se facciamo su play non succede niente perché non c'è nessun tag di riferimento. Andremo poi sulla sfera grande di riferimento, tasto destro, cinema tag, andiamo su vibrazione, al quale abiliteremo la rotazione, ok? Se noi facciamo su play, ecco, questa qua è una prova che avevo fatto con il cubo trasparente, guardiamo, vedi? Quindi semplicemente una cosa, il cubo trasparente col materiale, adesso vediamo come fare. Ok? Archivio, registra con nome, preview e scrivania. Ok, c'è già. Vediamo che aggiungendo il tag vibrazione all'oggetto sfera, cominciamo a avere insomma, questi parametri, queste vibrazioni dell'oggetto. Naturalmente applicherai delle varie opzioni, dei gradi come vuoi te, e vedrai man mano il tipo di rotazione che può avere questo tipo. Guarda te i tuoi parametri come ti pare. Per avere una rotazione, una vibrazione più ampia, basta che aumenteremo i frame di riferimento, magari li metti 200, e avremo una vibrazione più ampia di quello che è l'oggetto sfera di riferimento. Molto bene. Come fare adesso in modo da tracciare il movimento a queste sfere applicato all'oggetto sfera di riferimento, le sfere piccole? Molto semplicemente. Tenendo selezionato l'oggetto clonato, Object Cloner Object, andremo sempre su MoGraph e gli daremo di aggiungere la tracciatura. Ok? Tu fai play, vedremo, vedi, che traccerà dei movimenti, visibilmente il movimento della nostra sfera piccola. Naturalmente gli possiamo dire limite dalla fine, aumentando magari a 4, così avremo un movimento più lungo nella nostra tracciatura, no? Man mano che aumenti avrai la tracciatura, come vedi, il segnale della tracciatura più ampio, più lungo. Ecco come si vede qua. Naturalmente puoi aumentare anche sempre i frame, mettere 300, ok? Così avrai un'ampiezza più ampia dell'animazione. Per dargli spessore alla tracciatura, semplicemente
non facciamo altro che aggiungere un cerchio. Naturalmente lo scalerai per renderlo abbastanza piccolo, ok? In questo modo. Ok? Al quale aggiungeremo uno sweep d'erbs, al quale applicheremo prima il tracciatore e poi il cerchio. Come vedi, avremo dato uno spessore al nostro tracer, quale diminuiremo il raggio, metteremo a 1,5, e avremo una cosa del genere, che okay, puoi anche diminuirlo ancora. Ok? Molto semplicemente. Per applicare quello che dicevi te, quello che ti dicevi l'effetto acqua, noi facciamo, io ho fatto un cubo, ok? Magari lo allarghiamo un attimino, e gli ho applicato questo tipo di materiale, shader bungee, in questo modo. Se noi facciamo adesso, non lo vedi, ma noi se facciamo un render, animazione statica, vedrai che il nostro cubo sarà trasparente, poi col gioco di luci e avrai un effetto tipo questo, come abbiamo visto prima nell'animazione. Scrivania, preview. Tipo una cosa del genere. Semplicemente. Ok? Sembra abbastanza semplice. Se tu dopo vorrai aumentare quel che sia il numero di sfere piccole, non va altro che prendere l'oggetto sfera grande di riferimento e aumentare il numero di segmenti. Aumentando il numero di segmenti aumenterà anche il numero delle sfere. Se tu diminuirai il numero di segmenti, diminuiranno anche il numero delle sfere. Se vuoi aumentare il diametro della sfera piccola, non fai altro che aumentare il raggio della sfera piccola. Tu fai sempre un coso, vediamo. Ok? Se hai bisogno, sei sempre a disposizione.